Ciao, buongiorno! Fa un po' freschettino, anche oggi siamo in sui meno 10. Mi hanno fatto notare, in diversi, che non ho fatto una corretta fine del video e quindi vi aggiorno. Allora, il quad, quello grande, è tornato a funzionare abbastanza bene. In compenso questo appena è stato riparato, l'altro ha avuto lo stesso identico problema, questo qua, perché praticamente io percorro questa magnifica strada che costeggia il torrente, che diventa un lago in fondo lì, dove vedrete probabilmente nel prossimo video. Vi faccio vedere un po' la location e niente, praticamente anche questo ha la cinghia, stesso identico sistema, e si è rotta pure qua. Stavo scendendo io domenica sera di notte, un pelino più fresco perché era tramontato il sole, e 200-300 metri prima del di dove si è rotto l'altro, si è rotto pure questo. Sono rimasto piantato, ho chiamato su il capo, ho detto: capo, hai un'altra cinghia in più, è successo lo stesso identico problema. Ho detto: no, non ci credo. Ed era lo stesso identico problema. E in più adesso si è messo pure a perdere olio. Adesso si è messo a perdere olio, non so se si vedono le macchie lì, la colatura di olio. Ce n'è sempre una, infatti adesso vediamo un po' cosa succederà. Il freddo è micidiale per noi che ci lavoriamo, ma anche per i mezzi poveri. Legherò una foto, che questo è stato, si è fermato proprio su un punto stronzo dove dopo qua passa un gatto, ogni tanto sistema la pista, ed era proprio nel punto più stretto possibile, e abbiamo dovuto trainarlo in un punto dove insomma non dasse fastidio. Ecco, poi scusatemi, ma adesso sono incasinatissimo in cucina, mille cose da fare, sono da solo, sono nella merda, cioè succede tutti i colori qua, così non arriva la roba, devo correre a prepararla il giorno dopo, è un casino da mazza. C'è stato un botto di gente e taci che avevo lavorato in precedenza di anticipo, ho preparato un sacco di robe. Mi spiace che il video è stato registrato col telefono, ma è un po' così, velocità. Prossimi video mi impegnerò di più.